Oggi ci troviamo all'Accademia del Lusso con Stefano De Martino, che ci racconta la sua esperienza nel campo della comunicazione, la quale ha trovato espressione anche con il lancio di Willy the Whale. Di che cosa si tratta? Willy the Whale è una società di consulenza strategica che per lo più crea dei contenuti digitali, quindi ci occupiamo appunto di creare dei contenuti digitali per le aziende, cercare di sviluppare al meglio le loro strategie e rafforzare la loro brand identity sui social. Secondo te, quanto la tua esperienza pregressa, così come quella della tua socia Francesca Pietrogrande, ha contribuito alla riuscita di Willy the Whale? Ma sono due esperienze abbastanza complementari, nel senso che io vengo più dall'intrattenimento e lei più dalla moda, quindi io diciamo che mi occupo più della parte creativa e lei invece della parte produttiva. Lei è molto brava con i numeri, io non lo sono, lei è molto più efficace, io sono un po' più sulla parte creativa. Niente, insieme abbiamo messo in piedi questo team per Willy the Whale che sta funzionando. Diciamo che abbiamo già un po' di clienti e le cose che stiamo facendo mi piacciono. Sono contento per questo, perché quando rivedo insomma il prodotto finale poi mi piace, sono fiero di averlo fatto io. Ci racconti uno degli ultimi lavori che avete fatto? Abbiamo fatto un po' di format digitali, intanto su delle richieste social degli utenti, tipo nel mio caso abbiamo creato un format che si chiama Back to My Roots, dove una persona come me dello spettacolo fa un tuffo nel passato, nella sua vita passata, quindi abbiamo girato tutto, abbiamo prodotto e montato tutto solo per la Instagram TV, e poi creiamo contenuti digitali ad esempio per Intimissimi, per Lamborghini, insomma per un po' di aziende che contattano me magari come talent, come influencer, ma la produzione dei contenuti è affidata completamente a Willy the Whale. Il titolo del seminario di oggi era Video Strategy for Global Communication. Quali sono secondo te le chiavi per una strategia di comunicazione di successo? Autenticità, empatia con la community e sicuramente originalità. Bisogna catturare l'attenzione delle persone. Ormai sia lo scroll che le stories sono il nuovo zapping. Io dico sempre che noi non facciamo più zapping, ma facciamo lo scroll su Instagram. Per catturare l'attenzione dell'utente bisogna creare dei contenuti particolari e speciali, quindi sicuramente l'originalità. Oggi si parla anche molto di storytelling. Qual è il modo giusto per un brand per farlo? Partire dalla storia della propria azienda, partire dai valori che contraddistinguono la propria azienda, quindi non focalizzarsi sul prodotto ma tutto quello che c'è dietro, le idee, le persone che formano l'azienda. Magari tante aziende in Italia hanno una storia familiare secolare e noi non la conosciamo, però quello poi diventa il punto di forza secondo me comunicativamente delle aziende. Ultima domanda, oggi qui ci sono molti studenti, qual è il consiglio che ti senti di dare a questi giovani che un giorno vogliono lavorare nel mondo della comunicazione? Sinceramente credo che un consiglio forse anche banale, ma è quello che penso, quello di continuare ad imparare sempre e comunque. Non c'è un corso di formazione che ti permette di dire ok, sei pronto al giorno d'oggi, perché il giorno in cui hai finito i tuoi studi, quel giorno stesso nascono delle nuove tendenze, nascono delle nuove cose da imparare, quindi continuare ad imparare e stare sempre sul pezzo, come si dice in gergo, quindi stare sempre insomma informati e aggiornati.